Ciao a tutti, come promesso nell'ultimo video, torno questa volta con un video creazioni, finalmente. Sono tutte creazioni a soutache, fatte a maggio ed aprile, diciamo dopo Pasqua, perché per Pasqua sono venuti i miei genitori, quindi mi hanno portato un ordine che avevo fatto di quelle piattine che vi ho fatto vedere e quindi le ho provate per la prima volta e poi, come avete visto anche nel video acquisti, ne ho prese altri colori. Sono stata anche su da loro per qualche tempo, quindi ho avuto anche, diciamo, una mano con il bimbo. Il nonno se lo portava a fare delle lunghe passeggiate. Io avevo dei momenti per creare in santa pace. E quindi, come dicevo, tutto soutache e tutte creazioni con quelle nuove piattine, tranne una parure che ho fatto usando le piattine Filincanto. Magari partiamo dalla parure fatta con le piattine Filincanto, così dopo facciamo tutto set di un lotto unico di creazioni con le piattine, quelle sottili. Allora, parto dai orecchini e vi spiego anche un po'. Allora, io i primi di giugno sono andata ad un matrimonio e avevo fatto un ciondolo perché ho comprato un vestito che volevo mettere, però dopo un po' di tempo ho cambiato idea, ho scelto un altro vestito e quindi ho dovuto farmi qualche gioiello nuovo, e questi sono degli orecchini che ho fatto per quell'occasione, perché in pratica era un tubino che sulla parte delle spalle era tutto ricamato di perle, quindi era già un po', come dire, un po' ricco, non, era tutto molto tenue, tutto su questo colore qua, diciamo un pesca, un rosa cipria, cioè comunque molto molto chiaro. Quindi, come vedete, l'ho spezzato tutto col nero perché avevo anche le scarpe nere e la giacchina nera. E ho fatto questi piccoli orecchini all'ovo, rifiniti con Ultra Suede. E devo dire che anche se sono piccolini e ci ho messo veramente un attimino per farli, mi piacciono molto perché queste piattine poi sono molto belle, come colore ci stavano proprio alla perfezione e mi sono piaciuti molto. Poi ho fatto anche un ciondolo. Il ciondolo è questo qua. Diciamo, la forma non è molto, cioè non sono molto contenta di come è uscito. In realtà, poi vedrete, ho fatto questa forma qui per richiamare il bracciale, che doveva essere lui il protagonista. In effetti penso che lo sia, insomma, in questa parure. E quindi ho usato un altro cabochon sempre come questi qua, stavolta a forma di goccia. Vedete qua è un cabochon che aveva già un'incastonatura, quindi era anche un po' più facile a cucirlo sulle piattine. Il retro invece l'ho rifinito con finta pelle nera che mi ha mandato Maria nello swap di Antonella, e saluto entrambe. E come vedete ho già potuto utilizzare quello che mi è arrivato, e questo è il ciondolo, anche penso abbastanza sobrio proprio perché non volevo esagerare. E adesso vi faccio vedere il bracciale, non è un'idea mia, ho visto una foto su Pinterest, mi è piaciuto molto, e il bracciale è questo qui. Aspettate che magari andiamo un po' indietro così lo vedete per intero, quindi e questo intreccio qui di sempre di queste piattine Filincanto che ho usato con le perline sfaccettate da 4 mm delle rocaine nere da 11, e poi qua, diciamo, finisce in questa, diciamo, testa di serpente. Ha messo il moschettone nero come chiusura e devo dire che mi è piaciuto molto, l'ho indossato in questo modo. Rimane abbastanza aderente al polso proprio per non girarsi troppo. E niente, mi piace molto come retro, l'ho lasciato così perché è bello.
Ho messo solo qua un po' della stessa ecco, pelle nera per coprire qua dove finivano i fili e sono molto 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 contenta di come è uscito, veramente molto, mi piace tantissimo. E come avete capito l'ho già indossato tutto il completino ed è piaciuto molto. Poi passiamo alle creazioni con le piattine sottili, vi faccio vedere subito questo. Che è un ciondolo, è il ciondolo che ho fatto per primo per quel matrimonio a cui sono stata, perché avevo acquistato l'abito di questo color pesca e l'abito in sé era molto, diciamo, tutto monocolore senza particolari decorazioni, quindi ho voluto dare un tocco di luce usando queste due gocce, sono comunque cristallo cinese. Una 18x13, l'altra 10x14. Queste perline da 3 mm sono perline della Swarovski e queste sono le perline, le piattine, quelle sottili da 2,5. La colorazione, se non erro, rainbow. E poi ho usato anche pesca, poi quella iris e di nuovo quella rainbow, e devo dire che mi è piaciuta molto questa piattina, questo colore, perché è talmente pieno di colori che sta bene con qualsiasi cosa. Vedete, c'è il bianco, il rosa, celeste, blu, oro, argento, color pesca, insomma, secondo me un bel colore, un jolly. Ecco. E poi, sempre per la stessa occasione, ho fatto gli orecchini, sono questi qui. In questo caso ho utilizzato sempre cristalli cinesi, stavolta rettangolari, dovrebbero essere 10x14, vediamo, sì, uguali come la goccia, sempre le stesse perline da 3 mm e sotto sono tutte gocce in cristallo cinese, richiamano lo stesso colore. Qua l'ho rifinito con questo tessuto, doveva essere una specie di finta alcantara, però non mi convince, infatti qua ho utilizzato un tessuto leggermente diverso per rifinire il retro e ho montato queste monachelle in oro rosa, cioè color oro rosa, che secondo me ci stavano abbastanza bene. Poi ho fatto un paio di orecchini molto, molto estivi, perché per me abbinamento di bianco con questo tipo di celeste è sempre molto molto estivo. Io spero che si veda bene perché mi rendo conto che brilla moltissimo, perché c'è sia la piattina iris che riflette molto la luce, che i cristalli in sé, sempre cristallo cinese, sempre 14x10 ed è molto molto luminoso e dovrebbe essere acquami come colorazione. E qua ho usato solo due colori di piattine, maggiormente questa bianca cangiante, più questa qua che richiamava appunto il colore del cristallo. Ho montato queste monachelle color argento e aspettate, non so se si vede, qua ci sono delle perline da 2 mm in una tonalità sul verde e blu. E l'ho lasciata così. Abbastanza semplici, ma comunque secondo me per l'estate vanno benissimo. Poi, sempre per l'estate, ho pensato a fare una pazzia. Come sapete, io diciamo sui colori vado sempre abbastanza con calma, per dire, non oso molto. Invece qua ho usato questo verde, il giallo e questo celeste è un arancione rosso arancione con questo cristallo 18x13 color crystal. Le perline argentate, le Rokkaido 11 argentate. Devo dire che mi piace molto, secondo me con un pantalone, un jeans, maglietta bianca d'estate, un po' di abbronzatura e questo per dare un tocco di colore a tutto l'outfit, secondo me ci sta abbastanza bene. Nel retro ho messo le coppelle bianca e niente. Ed è questo qua, il ciondolo pazzo. Per rimanere in tema ciondoli, ne ho fatto un altro. Questo qua con la goccia di Ting Ting in resina. Ho usato queste
Queste per la 4 e questa qua da 6, molto bella, l'ho presa da Cadoro. Se volete dateci un'occhiata perché hanno veramente dei bellissimi colori. E ho, diciamo, deciso di finire così qua sopra. Penso che qua aggancerò due anellini e farò partire la catenella in questo modo. Qua ho messo la catena strass color ametista presa da Filincanto in fiera. E niente, ho fatto questa forma abbastanza classica. Il retro rifinito con finta alcantara color prugna, quindi per richiamare questo colore della piattina. E come vi dicevo, sono sempre piattine 2,5 mm, quelle sottili. Mi piace anche il fatto che sono molto matte, non so se vedete, vi faccio vedere solo una cosa perché anche qua ci sono diverse tipologie di piattine, queste qua che sono più matte, mentre questa qua aranciata è un po' più brillante. Non so da cosa dipende. Poi il penultimo paio di orecchini che vi faccio vedere sono questi orecchini qua, un po' più lunghi. Qua abbiamo le gocce di Tinting con gli ovali in cristallo cinese, sempre le stesse piattine, loro lo chiamano, mi sa, color menta, più blu scuro, e ci ho messo anche questa qua argentata per dare un po' di luce. Poi ho usato delle nuove rocaille della Tok che ho comprato, non mi ricordo il colore, se vi interessa ve lo posso scrivere sotto se me lo chiedete. Comunque è molto simile a questo colore della piattina e quindi visto che ce l'avevo lì sotto mano l'ho usato. Poi l'ho montato su queste monachelle prese su Beads Pearls e ho rifinito tutto con queste gocce. A me piacciono abbastanza, devo dire, dai, sono estivi anche questi. Poi questa forma lunga, l'unica cosa, ecco qua il retro con finta alcantara color blu, l'unica cosa è che ho montato due pezzi prima di mettere il retro, quindi diciamo, ci ho messo un po' di tempo e ho perso un po' di pazienza, ecco. Perché come sapete io adoro rifinire il retro degli orecchini, quindi figuratevi. Però anche questa non mi dispiace come colori, come esecuzione. E l'ultimo paio di orecchini che vi faccio vedere è una cosa un po' diversa. È la prima volta che faccio una cosa del genere. In effetti, come vedrete, si vede che uno dei orecchini è proprio il primo fatto così, e il secondo è fatto un po' meglio. Ho fatto questi orecchini qua. In pratica, vedete, questo è quello un po' più, cioè questo è fatto meglio, ecco. Cioè proprio la treccia, come vedete, sono riuscita a farla meglio. Questa era la prima prova e l'ho fatta un po' così per provare, mi piaceva, poi ne ho fatto un altro e vai. Cioè, nel senso, non sono perfetti, me li tengo per me, ma mi piaceva l'idea di fare questa lavorazione qua. In pratica ho usato l'ovale 18x13, sempre resina, sempre Tinting, queste quattro piattine in colori pastello che mi piacciono veramente tanto. E poi ho fatto il classico, diciamo, il classico modulino su Tarte, solo che dopo, visto che avevo abbastanza piattina ancora, ho nascosto questa qua sul beige, mentre con queste tre ho fatto una treccia che poi è andata a contornare tutto l'ovale, tutta la lavorazione. E rifinito il retro così e poi ci ho messo questa catenella, sì, ciao, questa monachella con la fogliolina perché mi piaceva l'idea di questa fogliolina visto che questo mi sembra abbastanza primaverile, mi fa pensare ai fiori, non so, agli alberi che si svegliano dopo l'inverno, quindi le foglie ci stanno. Ho messo questa goccia qui sotto e niente, questi sono gli orecchini treccia, chiamiamoli così, va. E come vedete questa treccia molto più lenta, però tutto sommato, cioè se magari uno mette appunto gli orecchini, essendoci faccia in mezzo, non mettendoli proprio uno accanto all'altro, non si nota così tanto questa differenza. Però mi sono divertita molto a farli, devo dire, cioè mi è venuto in mente quest'idea, ho detto va bene, proviamo. Ho avuto qualche problema se si parla del, diciamo,
di come nascondere la parte finale della treccia non era proprio semplicissimo, cioè non come idea, perché alla fine sì, sapevo che dovevo andare dietro, però come farlo per non rendere il retro troppo carico, troppo spesso, e quindi alla fine dopo con qualche prova ci sono riuscita e il risultato devo dire mi soddisfa abbastanza. Ecco qua, questi sono i miei ultimi lavori, come dicevo, dopo Pasqua, e spero che avrò del tempo e più che altro l'ispirazione per creare altre cose. Vi saluto, vi mando un grosso bacione, se vi è piaciuto il video mettete il pollice in su e ci vediamo alla prossima, ciao!